Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, che hai costituito il Santo Abate Benedetto, maestro insigne di coloro che dedicano la vita alla scuola del servizio divino, concedi a noi di nulla anteporre al tuo amore, percorrere con cuore libero e ardente nella via dei tuoi precetti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dei Proverbi. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per la perla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza. Dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo e scuda coloro che agiscono con rettitudine. Vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli, allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene. Parola di Dio. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltano e si rallegrino. Come buono il Signore.
Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Temete il Signore e i Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo?» E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi sui 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Seguire Gesù Cristo è un'esperienza che accomuna i cristiani di tutti i tempi nel corso della storia, generando storie di vita meravigliose, di relazioni, cambiamenti, conversioni, prodigi, sacrifici, rinunce, spargimenti di sangue, fino anche la morte. Certamente seguire il Signore è stata e sarà sempre una grande sfida, una sfida in cui hanno concorso anche i discepoli, anche quelli più generosi, quelli più colmi di entusiasmo. Pensiamo alla parabola del giovane ricco, di cui fa seguito la pagina del Vangelo che oggi abbiamo ascoltato. Dall'esperienza di quanti si sono lasciati condurre dal cammino della sequela di Gesù e da quanto il Vangelo stesso ci ha insegnato, noi capiamo che sono due le grandi difficoltà che riguardano un po' questo cammino. La prima, il rinunciare a qualcosa di importante. Pensiamo alle relazioni familiari, l'abbiamo ascoltato oggi, padri e madri, fratello e sorella, figli.
rinunciare alle sicurezze materiali, anche ai beni di prima necessità, le case, borse, tuniche, mantelli, e poi rinunciare a un profitto, a un reddito, a qualcosa che ci dia delle garanzie sul futuro, sulla prosperità, i campi, i guadagni eventuali. La seconda difficoltà, insieme alla rinuncia, valutare. Spesso il Signore ci chiede qualcosa, ma noi ci perdiamo in dei calcoli, delle valutazioni, vorremmo dire sì, però valutiamo l'opportunità, la convenienza delle cose. La domanda di San Pietro del Vangelo di oggi: noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, ma cosa ne sarà della nostra vita? Cosa avremo in cambio? È l'istinto egoistico dell'uomo che è portato a valutare, a custodire, a trattenere per sé, senza considerare il vuoto a perdere della radicalità evangelica. È vero, sono aspetti che accomunano il nostro cammino di sequela, in cui oltre alle adesioni noi portiamo avanti delle espressioni come ma, forse, magari, anche. Tutte queste espressioni Gesù le supera, promettendo qualcosa di buono, un unico criterio, il centuplo. Compare questo numero nella Sacra Scrittura, il cento. È una cifra importante anche nel linguaggio comune dell'uomo, sta ad indicare l'unità, la totalità, la pienezza, l'abbondanza di qualcosa. Pensiamo come la percentuale sia un valore di riferimento nell'economia, nei calcoli delle probabilità. 100 per 1 è una misura illimitata, è una potenzialità, un raddoppio che solo Gesù promette e realizza. È vero, nel mondo siamo portati a valutare i guadagni per ottenerne di maggiori con poco sforzo, quindi limitando gli sforzi. Gesù, al cristiano, al discepolo, promette certamente la moltiplicazione smisurata del guadagno, ma promette anche una non minore quantità di sforzo. I santi hanno vissuto queste dimensioni, in modo particolare San Benedetto oggi, patrono d'Europa, di cui celebriamo la festa. Egli ha superato queste due difficoltà su cui abbiamo meditato oggi attraverso due atteggiamenti. Il primo, abbiamo ascoltato nella colletta di oggi, non anteponendo nulla all'amore di Dio. Il secondo, invece del calcolo, delle valutazioni, ricercando la gloria di Dio, una delle massime conosciute dalla spiritualità benedettina. Ut in omnibus glorificatur Deus. La gloria di Dio è l'obiettivo primario del cristiano, del credente. Come è riuscito San Benedetto a vivere tutto ciò? Attraverso una virtù, un dono di cui ci è stato riferito nella prima lettura di oggi, il libro dei Proverbi, la sapienza. È dono dello Spirito, è quel dono che ci permette di entrare nell'ottica di Dio e valutare la via del bene. Non basta solo questo dono, c'è bisogno anche di un ordine nell'azione dell'uomo. Quest'ordine è dato dall'utilizzo di una regola. Noi sappiamo che San Benedetto è passato alla storia come il santo della regola con cui ha ricostituito il monachesimo occidentale. Che cos'è la regola? Per un uomo, anzitutto. I bambini, quando si parla di regole, vanno in crisi, perché la regola sembra quasi limitare la libertà, soffocare i sogni, i desideri. In realtà, per un cristiano, la regola, come per esempio quella di San Benedetto, che è basata sul Vangelo, è un'opportunità per misurarsi con qualcosa di più grande, adeguarsi a un concetto più grande. La filosofia scolastica ci ricorda che la verità è un adeguarsi dell'intelletto alla realtà. Dunque, attraverso l'impiego della regola, il cristiano può misurarsi con la propria fedeltà al Vangelo, a quello che Gesù ci ha insegnato e ci ha lasciato. San Benedetto è patrono d'Europa perché al suo tempo ha rifondato una nuova civiltà, la civiltà del continente europeo, secondo i valori cristiani, non solo da un punto di vista spirituale, religioso, ma anche e soprattutto umano, culturale. Vogliamo pregare perché il suo esempio, la sua testimonianza, la sua intercessione rendano anche noi lievito che fermenta la massa. Diceva l'antica lettera di Ogneto: i cristiani nel mondo sono come l'anima per il corpo. Vogliamo anche noi pregare perché la nostra testimonianza cristiana possa edificare la comunità europea, mettendo al primo posto come unica regola di vita l'amore fraterno. Salva da questo mare.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda con bontà, o Signore, le offerte che ti presentiamo nella festa di San Benedetto, e fa che sul suo esempio cerchiamo te solo, per meritare nel tuo servizio i doni dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Benedetto ci offri un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede, per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci eri degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Benedetto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. A Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.